Scuola del Cerchio Firenze 77, Dizionario del Cerchio Firenze 77, a cura di VB. A mano che si cresce interiormente, si diventa sempre più indipendenti dall'ambiente in cui si vive, dalle sue influenze. La coscienza si costituisce dando una sempre maggiore autonomia di pensiero e di desiderio, uniformando sempre di più la propria volontà alla volontà del tutto uno, sino a quando la mente e le emozioni rispecchiano solamente il sentire profondo e il volere rispecchia il volere divino. 85D. L'ambiente in cui è immerso l'uomo corrisponde come un perfetto incastro alle sue necessità evolutive, e le ripercussioni delle esperienze sussistono e producono effetti non solo nell'età infantile, ma finché l'uomo vive confrontandosi e scontrandosi con i suoi simili, agendo e subendo, dominando ed essendo soggiogato. 37E.